Questa è la lettera di risposta che la Commissione europea ha inviato all'avvocato Cerchiara La sua istanza in con... relazione alla sua istanza, famosa istanza, che noi abbiamo già ampiamente illustrato con nei la nostri quale ha video. denunciato la violazione di alcune norme della Comunità Europea. Certamente. Allora, questi qui cominciano a eludere il problema. Abbiamo ricevuto la vostra lettera. Tanto c'è egregio signor Cerchiara, no? Dovevano scrivere egregio avvocato Cerchiara, non è un singolo cittadino che pianta una grana, questo qui. Ma è tutta un'operazione che noi conosciamo molto bene. In ogni caso, l'importante è che loro abbiano dato riscontro a questa istanza. Ovviamente. Diciamo subito che qualora queste persone non rispondessero esattamente alle nostre esigenze, troveremo il modo di intervenire ulteriormente. In ogni caso, sentiamo quello che ci dice Maurizio Cerchiara sull'argomento e su altre basi affini a queste cose. Allora, buonasera a tutti, sono l'avvocato Cerchiara e come saprete se avete ascoltato altri video praticamente, io ho presentato un'istanza alla Commissione europea con la quale ho dedotto che nel gestire la crisi finanziaria alcuni organi della Comunità europea hanno violato le norme del trattato della Comunità europea e altri principi comunitari. Questa istanza è un'istanza, diciamo, molto importante perché si individua dal punto di vista giuridico le violazioni che, a mio parere, sono state commesse a danno dei cittadini europei, a danno del lavoro, a danno delle Ecco, imprese. tutto quel casino che sta succedendo in Italia oggi, Sì, e oltretutto. praticamente perché si potevano adottare ben altri provvedimenti di natura finanziaria, di natura economica. Tanto per cominciare, E soprattutto coerentemente con le norme che dicono di aver approvato, no, a favore dei cittadini europei, che invece sono norme del tutto fittizie perché costoro si mettono subito in condizione di violarla. No, non sono le norme fittizie, sono loro che le trattano come se non Beh, fossero norme. appunto, ma se fa così, no? Sì, diciamo che questi provvedimenti che hanno praticamente alterato gli assetti economici, politici e sociali di alcuni paesi in senso negativo e non sono state accompagnate da alcun provvedimento sulla crescita. E quel che è peggio, non sono state accompagnate da alcun provvedimento che abbia minimamente messo in discussione la finanza internazionale e la speculazione finanziaria internazionale, che è la causa poi di tutte quelle situazioni. Per Esattamente. cui è stato fatto pagare ai cittadini europei come effetto un qualche cosa che a monte hanno provocato questi mercati finanziari, questi mercati ombra, questi contratti particolari, ma adesso L'usura, l'usura. non possiamo Ci parlare di siamo a che tutto. fare con la vecchia, eterna, infinita, costante usura che tormenta i popoli. Da che mondo è mondo, diciamolo una volta per tutte, col consenso di tutti i potenti, perché in un modo o nell'altro ci guadagnano sempre. I potenti ci guadagnano sempre. Abbiamo fatto proprio ieri, 2 giugno, una serie di interviste che consigliamo, le stiamo pubblicando adesso su Alba Mediterranea, verranno subito dopo pubblicate su Accademia della Libertà, sempre su YouTube. Consigliamo ai nostri amici di andarceli a vedere. Impareranno molte cose. Ecco, questa istanza quindi praticamente questa istanza è molto importante perché mette l'accento su alcune norme che sono violate e che naturalmente il cittadino non ne conosce nulla e solo l'esperto di diritto comunitario può Sì, giusto, praticamente. l'esperto di diritto comunitario, ma gli altri avvocati non sanno nemmeno che Sì, esiste il diritto comunitario, diciamola fortunatamente io ho francamente. studiato questa materia e da appassionato amante del diritto comunitario mi sono permesso di fare questa istanza, cioè loro hanno dato una risposta che per il momento è interlocutoria. Qualora la risposta fosse non esaustiva, che io, Cioè, cioè, non tale non da tale da. Perché rispondere alle nostre legittime esigenze di ci risposta. devono, mi devono dire perché quelle norme non sono violate. Esattamente. Quindi.
Mentre io spiego il perché sono violato. Esattamente, questo è il punto. Quindi se non sono soddisfattive, allora io in questo caso c'è una strategia che prevede un determinato ricorso per carenza. Il problema è questo, che praticamente per poter sostenere questa causa ci vuole una spesa, perché bisogna andare spesso in Lussemburgo, appoggiarsi. Troveremo il modo di andarci, il problema non ci riguarda in questo momento. Sì. Siamo disposti ad andare a fondo su questa problematica. C'è una strategia di carattere giuridico, loro la chiamano lettera, in realtà è un'istanza fatta secondo alcune norme del trattato, e io poi non sono un signore, sono un avvocato, quindi non l'ho scritto come cittadino, l'ho scritto come avvocato, anche perché tutelo un soggetto che è un'associazione che ha presentato tramite me, che sono l'esperto giuridico, questa istanza. L'associazione che è la Inforquadri, chiariamolo. Peraltro. Quindi ecco, adesso la situazione è questa, e vedremo, dietro c'è una strategia mia dal punto di vista giuridico, perché io voglio una risposta di carattere giuridico, e voglio praticamente che intanto questa istanza è stata tradotta in greco, è stata tradotta in inglese e gira già in internet con la traduzione in inglese. Ci sarà un'ulteriore traduzione anche in tedesco. L'importante è che si conosca che praticamente, naturalmente io posso anche sbagliare, perché quelle che sono come esperti di diritto comunitario, delle considerazioni di carattere giuridico, posso anche sbagliare, però secondo me sono giuste, e loro mi devono dire perché sono sbagliate dal punto di vista giuridico. Esattamente. Ecco. Poi c'è un altro aspetto per cui, indipendentemente poi anche dall'istanza, ma è un argomento in cui ho trattato anche sinteticamente nell'istanza, che c'è un altro elemento per cui la comunità europea va bene, non va bene, è quella che non ha sufficiente rappresentatività democratica. Questo perché non si vota direttamente i rappresentanti che ci tutelano in Europa, ma soltanto i rappresentanti italiani che tutelano l'Italia in Europa, e peraltro in un organo, tramite un organo, il Parlamento, che non ha potere. Quindi appunto sono autentici pagliacci che servono solo da copertura, noi praticamente, né più né meno di quanto sono pagliacci il 99,9% dei parlamentari italiani, sia senatori. Io sono sempre deputati. Molto rispettoso delle istituzioni. Sì, appunto. Comunque io voglio dire le cose come stanno. Purtroppo, qui diciamo la comunità europea decide, cioè mentre un governo italiano decide delle questioni italiane, economiche, finanziarie, sociali, lavorative, eccetera, eccetera, però a titolo democratico, la comunità europea manca di questo titolo. Pochi lo sanno, e ultimamente io sono stato invitato presso l'Università di Teramo e ho ottenuto un intervento proprio su questo difetto di rappresentatività democratica della comunità europea. Perché è un fatto molto importante che non conosce quasi nessuno, lo conoscono gli esperti di diritto comunitario, ma non sa nemmeno che esiste la comunità. Vabbè, comunque intorno a questi due elementi io diciamo mi batterò in termini un po' grossi, opererò affinché siano sempre di più conosciuti da tutti, e questa è la mia funzione, io la voglio percorrere con molta serenità e con molta, diciamo, perché io ho fiducia nelle istituzioni e ho fiducia nella legalità, e sono convinto che dal punto di vista giuridico la comunità deve cambiare, perché se vuole rispettare le norme che i padri fondatori hanno dettato, quelle politiche che sono state praticamente seguite in questa devono essere abbandonate, proprio perché l'Europa ritorni l'Europa dei popoli. E non è mai stata l'Europa dei popoli. Forse non lo è mai stata. È stata l'Europa dei loro signori e adesso esplicitamente l'Europa dei finanzieri. Ecco, diciamo che le norme tuttavia proteggono il cittadino europeo, e la stessa Corte di Giustizia del Lussemburgo ha più volte enunciato il principio che la comunità deve tutelare non il cittadino in quanto consumatore, non solo il cittadino, ma soprattutto il cittadino come essere umano. Quindi io credo in questa legalità e credo che i principi, diciamo, di legalità e al centro il cittadino europeo possano ritornare al centro dell'ordinamento giuridico della comunità,
al centro delle istanze, al centro dei provvedimenti, e che quindi la situazione cambi. Naturalmente questo poi vedremo quello che succederà. Io spero di sì. Perché certamente, non diciamolo, speriamo. Noi abbiamo dei diritti di pretendere quello che dicono che sono i nostri diritti, e cercheremo per quanto potremo di farli valere, se no saremo dei grandi vigliacchi, dei sottomessi a potere illegali e illegittimi. È quello che io sottolineo sempre davanti a tutti, che io sto seguendo una via legale. A me non interessano le contestazioni, a me interessa che siano rispettati in favore dei cittadini europei le norme che sono state dettate a protezione, a loro protezione. Quindi io credo che questa legalità debba essere rispettata, e nella legalità io viaggio. Vabbè, tu volevi aggiungere qualcosa in relazione a quello che è scritto qui? Andiamo avanti. Possiamo fare un'altra, sì, possiamo cambiare argomento? Sì, l'argomento è all'interno di un'intervista. Sì, non possiamo fare un'altra intervista ad hoc, autonoma? Ma io direi di no, perché la trovo coerente. Un'intervista dunque, allora, su un argomento che è comunque affine. Questo qui è una rivista francese, la Nouvelle Observateur. Ecco. Quale praticamente... No, faccelo vedere sotto la luce. Questa rivista di una settimana fa esamina il pensiero di molti, diciamo, filosofi, pensatori, sociologhi, eccetera, eccetera, sulle cause del mondo, come va, ecco, la società in mille pezzi, che cosa ne pensano loro, la democrazia in tutti i suoi stati, e insomma, e rivisitano un po' il concetto di democrazia. Io, proprio come essendo studioso, studioso in senso generale, come topo di biblioteca, studioso del diritto, studioso per quanto mi è stato possibile dell'economia e di altre materie affini al diritto, studioso del diritto comunitario, mi sono sempre interrogato sul concetto di democrazia. Ecco, qui ci sono vari pensatori che esaminano questo tema e praticamente dicono... Basta che non mi parli di Henri Lévy o questa gente qui, perché non li posso sentire, sono dei falsari dalla nascita. No, io leggo, io parlo di quello, solo di quello che leggo, sì. Quindi diciamo che per ogni pensatore sono date poche righe, quindi è pure difficile parlare di quello che ciascuno di questi pensatori dice. Alcune, diciamo, definizioni sono definizioni che io trovo un pochino, come dire, teoriche, perché esaminano certi aspetti su un piano culturale, su un piano intellettuale, eccetera, eccetera. Ma cosa si dovrebbe fare per mettere il cittadino in condizione di poter contare di più rispetto alle istituzioni? Non molti lo dicono, però... E infatti, ecco, sentiamo quello che te lo dicono. Ecco, questo qui, Giorgio Agamben... C'è una contraddizione implacabile nelle nostre democrazie che noi non vogliamo vedere. Il diritto che ci protegge dall'arbitrario è lui stesso arbitrario. Naturalmente è un concetto che io ritengo anche giusto. Però Agamben sa quello che dice. Dunque, lo stato di eccezione, per Agamben, questa situazione che lui ha detto è divenuta la norma, e lo Stato di diritto, che dovrebbe permettere a ciascun individuo di essere cittadino, si trasforma per tutti in una minaccia di essere escluso. Purtroppo qui ci troviamo di fronte a un problema che spesso, che cosa succede? Le norme vengono dettate e sono anche positive e sono giuste, che poi però non vengono rispettate, e quindi praticamente poi il cittadino si trova che non riesce. Ma non solo non vengono rispettate, scusa, è che quando il cittadino ricorre a questa pseudo magistratura, in Francia leggermente meno che in Italia, e trova un magistrato che ignora completamente le norme, allora va tutto per aria, perché questo è il problema. Noi abbiamo a diciamo che fare normalmente con dei magistrati che violano sistematicamente le norme preesistenti e le violano a favore del potere finanziario. Beh, diciamo, qui bisogna fare una precisazione, non è così. Quasi così. No, non violano le norme, danno un'interpretazione troppo facile alle norme, perché c'è un discorso di carattere interpretativo che io però non posso affrontare. Quello ha bisogno di un
di un appuntamento autonomo e di una... Vabbè, comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti. E praticamente che cosa succede? Queste norme non vengono rispettate perché c'è una forma, c'è una norma, cioè c'è una maniera particolare di interpretarle, quindi il cittadino non può attraversare questo ponte che lo divide dalle istituzioni. Ma allora, se manca la certezza del diritto, manca il diritto, no? Se non ho la certezza che la norma viene interpretata in una data maniera, manca assolutamente il diritto. No, perché loro... perché c'è la mia interpretazione, perché, è la tua interpretazione per poi dire. Perché gli organi istituzionali dicono che quella è l'interpretazione giusta. No, non è così. È il singolo magistrato che si comporta come vuole, che è diverso. In Italia è così. No, il cittadino che ricorre alla giustizia oggi in Italia trema sempre perché non sa come si sveglia la mattina il magistrato. Se poi una femmina... Io ho grande fiducia nella magistratura, maestri, anche se purtroppo ci sono dei casi. C'ha dei rapporti sessuali con questo, con quello, non lo sappiamo, capito? Comunque, il discorso è questo, c'è tutta una serie di ragioni per cui questo ponte tra cittadino e istituzioni non viene attraversato, il cittadino non lo può attraversare, perché per tutta una serie di ragioni, le norme scritte in una certa maniera, gli organi, perché bisogna dire anche che come sono strutturati gli organi, non vengono aiutati i giudici dal sistema a dare quelle giuste risposte. Ma perché il sistema... Allora dovremmo dire che il giudice, il magistrato, è una semi incosciente, è un giovanottone di buone intenzioni, ma non è aiutato, no, dal padrino, adesso dal padre, non voglio mamma, toccare questo argomento, diciamo, dal nipote e dall'istitutore. Seguiamo il concetto. Questo ponte è difficile che il cittadino riesca a attraversarlo. E pensare che il grande Georges Brassens diceva il sifì de passer le ponts. Ecco, quindi praticamente ci troviamo di fronte a questa difficoltà. Ma soprattutto quello di cui volevo parlare è questo pensatore qui, perché la volontà di rifondare, Pierre Rosanvallon, che ha scritto il libro La Société des Égaux, la società degli uguali. Ecco, lui analizza la carenza delle democrazie contemporanee. Meno male che qualcuno lo dice. Minata dall'esplosione delle ineguaglianze, la società degli individui conduce dall'anonimato al separatismo. La democrazia non sarebbe, si limiterebbe se si pensasse che fosse soltanto quella relativa alle elezioni. Bisogna inventare delle forme non elettorali di rappresentazione, tornare del potere al contropotere, come le autorità indipendenti. E siamo perfettamente d'accordo. Ecco, finalmente c'è qualcuno che dice che il concetto di democrazia, così come è stato strutturato, va bene, andava bene per certe epoche, benissimo, ma deve evolversi, deve praticamente svilupparsi e deve consentirsi sempre di più al cittadino di colmare quegli spazi che lo dividono dal potere. È quello. Ora, che lui dice, ha avuto una democrazia non elettorale, è importantissimo. Sì, perché non elettorale, perché la elettoralità è un falso naturale, lo sappiamo perfettamente. No, l'elettoralità è un elemento della democrazia, è molto importante, è a stato fatto molto che importante. I candidati si presentino esattamente per quello che sono, per quelli che sono i loro interessi e per quello che intendono fare, però, cosa che non fanno mai. Adesso, a parte questo aspetto che naturalmente è molto importante, però c'è anche il fatto che poi ci sono dei candidati che possono essere emozioni molto serie. Il problema è questo, che non è sufficiente l'elettoralità a far, diciamo, cioè, ci vogliono i corpi intermedi, passare questo vuole una catena di corpi intermedi, intendendo per camere intermedie. Occorre quello che io e l'avvocato Mauro Fiori, che purtroppo che mio carissimo amico è deceduto, con il quale avevamo pensato questo aspetto, occorre un nuovo diritto, il diritto intersociale, che metta in condizione i cittadini delle democrazie contemporanee di poter controllare che le istituzioni facciano il loro dovere. Questo praticamente il diritto ancora non esiste, anche se le norme... È stato tentato a suo tempo in Italia, andiamo avanti anche per il momento. Se le norme già consentono un'elevatissima tutela, perché questo bisogna dirlo, purtroppo non correttamente interpretata, ma questo ci prenderebbe troppo, non è il tema di questa sera. Ecco.
bisognerebbe innanzitutto pensare a questo tipo di diritto nel quale non più il principio della separazione dei poteri domina l'elemento sociale, ma il principio della separazione delle funzioni della società. Quindi, mentre prima era sufficiente che si organizzasse il potere dividendo nei suoi elementi esecutivo, legislativo, amministrativo, per poter ben funzionare, adesso, perché la società funzioni, è necessario non più che sia strutturato il potere, ma che sia strutturata la società, che si tengono conto degli elementi della società, l'elemento economico, l'elemento giuridico e l'elemento giuridico-politico e l'elemento culturale. E con questo per il momento dovremmo concludere. In attesa di una prossima ulteriore intervista nella quale approfondiremo ulteriormente questi aspetti.